Lunedì 10 giugno 2019, buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, vediamo i titoli. Tragedia sfiorata in via Marco Aurelio a Milano, un ragazzino di 13 anni cerca di difendere la madre dalla violenza del suo compagno, parte un colpo di pistola, il piccolo viene ferito ma sopravvive. Sembra questione di ore la nomina della nuova giunta di Pavia, quasi certi, oltre a Bobbi, i nomi di Ferraresi, Falbini, Trivi, Marcone, Cantoni e Chiesa rimangono da definire i ruoli. La comunità islamica di Magenta è pronta a fare causa al comune per l'assenza di un luogo di culto. Dopo il mancato accordo per avere un posto dove pregare sarà battaglia legale. E a Vigevano la giunta vara i cartelli in arabo per spiegare la differenziata. Le zone abitate da stranieri sono le più problematiche, dice il vice sindaco Ceffa, mentre giro di vite contro gli abbandoni. Sono stati 5.000 partecipanti del Pavia Pride edizione 2019. Il tema scelto dagli organizzatori era la comunità. Lo slogan a tutti insieme favolosamente da Corso Cavour a Piazzale Ghinaglia. Tappa milanese per la corsa della fiaccola dell'Università di Napoli. A 3 settimane da grande evento sportivo, i tedofori hanno attraversato la città da Piazza Fontana alla Cattolica. Avete sentito dai titoli un fatto di sangue a Milano, la vittima solo 13 anni, colpita da uno sparo partito accidentalmente dalla pistola con cui il compagno della madre stava appunto minacciando la madre di questo ragazzo. Il servizio. Lei dice perché hai sparato, perché hai sparato? Perché hai sparato, perché hai sparato? A urlare quelle frasi una madre mentre assiste al tentato omicidio del figlio per mano del convivente. Milano, 22:30 di ieri, via Marco Aurelio, periferia nord-est della città. Un tredicenne tenta di placare la lite tra la mamma e il nuovo compagno, ubriaco, Angelo Di Matteo, guardia giurata di 45 anni. Durante la discussione indossa ancora la divisa e in mano alla pistola d'ordinanza parte un colpo che raggiunge il braccio destro del ragazzino. Il giovane rimane ferito e scappa fino a che non ha più le forze e cade davanti alle serrande chiuse di questo bar, davanti agli occhi della madre. Sta la mamma, arriva di questa parte. Loro sta arrivando di qua, il ragazzo col babà. Lei arriva di là a urlare, dice mi chiama l'ambulanza perché è già sparato. Poi il ragazzo è arrivato qua, già dormito proprio questo l'angolo. E poi è già chiamato l'ambulanza, è arrivato all'ambulanza con tutto il bolosio. Il vigilante tenta la fuga, alla vista dei carabinieri punta l'arma anche contro di loro, ma non spara, anzi si accascia a terra e si lascia ammanettare. Il 45enne è stato arrestato per tentato omicidio. La relazione con la mamma del 13enne era iniziata un paio di anni fa, da quando il padre naturale del ragazzino era morto. Abbiamo sentito lo sparo, abbiamo poi visto il ragazzino che si avviava sulla strada tenendosi, dicendo mi ha fatto male, mi ha sparato, e poi il signore che lo seguiva, non lo inseguiva, comunque aveva la pistola non puntata. Poi dopo abbiamo sentito cosa è successo, ci siamo resi conto che comunque è successo qualcosa anche di abbastanza grave, ma non esattamente come. La vittima è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, ha riportato ferite guaribili in 60 giorni con una frattura scomposta dell'omero. Purtroppo la cronaca quasi tutti i giorni ci consegna episodi di violenza contro le donne. Sentite i numeri di chi si rivolge ai centri antiviolenza. Sono 4.629 le donne che usufruiscono dei servizi dei centri antiviolenza a Milano, 543 a Pavia, oltre 11.000 in tutta la Lombardia. La gran parte italiane, tra i 35 e i 44 anni, disoccupate, con figli minori. Una richiesta d'aiuto, il più delle volte, è solo per raccogliere informazioni generiche e legali, ma anche un semplice sfogo. Sono ancora troppe le vittime di violenza, per questo è importante formare professionisti sempre più competenti per prevenire e diminuire questo fenomeno delicato e drammatico. È l'obiettivo che si pone Eupolis con i corsi di formazione rivolti a forze dell'ordine, avvocati, medici e personale sanitario in generale. Tutte personalità che fanno rete intorno alla donna. È un anno che ci lavoriamo e in questi giorni, in queste giornate di formazione, li abbiamo rimessi insieme in un gruppo selezionato per andare a fondo su alcuni casi che sono accaduti, per dare anche concretezza alle azioni di formazione che riguardano questo tema così delicato della prevenzione della violenza di genere. Si lavora sulla formazione ma anche sulla comunicazione e sulle istituzioni di veri e propri nuclei specializzati, senza tralasciare nessuna forma di violenza, anche quella in rete. Revenge porn, stupri virtuali, fenomeni sempre più in crescita.
La Polizia di Stato ha a 360 gradi attività di formazione anche sul settore degli attacchi in rete, con riferimento appunto alle donne, alle vittime di cyberbullismo e a tutte le vittime vulnerabili. Avviato nel 2018, questo progetto ha già ottenuto un elevato grado di soddisfazione con la formazione di 284 operatori tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Si rivolgono a questi centri, purtroppo sono in aumento negli ultimi anni, ma questo perché? Non perché è aumentato il fenomeno, questo sicuramente anche, ma perché siamo diventati intanto capillari sul territorio, perché copriamo il 100% del territorio con i nostri centri antiviolenza, con le nostre reti, che significa che le donne possono trovare vicino a casa propria un punto di riferimento e un punto in cui andare evidentemente a sporgere denunce e in cui trovare anche delle risposte. Le notizie di cronaca dell'ultima ora: due rapinatori hanno messo a segno un colpo nel pomeriggio di oggi a Villanterio. I malviventi, che non erano armati, sono entrati in azione attorno alle 15 all'interno della filiale della banca Centro Padana di via San Giorgio. Dopo aver legato i polsi dei cassieri con delle fascette di plastica, i rapinatori li hanno chiusi nei bagni e hanno svuotato le casse prima di darsi alla fuga. Il bottino è ancora da quantificare. Pochi minuti dopo la rapina è stato dato l'allarme, sul posto sono intervenuti, come lo vediamo, i carabinieri. Sul caso stanno indagando le compagnie di Pavia e gli uomini della stazione di Villanterio. E c'è stata ancora una rapina al supermercato INS di Corso Brodolini a Vigevano. Il fatto è avvenuto ieri attorno a mezzogiorno, ma la notizia è stata diffusa dalla polizia soltanto poco fa. A entrare in azione un uomo incappucciato che ha minacciato la cassiera con un cacciavite. Proprio al momento della rapina, però, all'interno del punto vendita stava facendo la spesa un agente del locale commissariato, che in quel momento non era in servizio. Un poliziotto ha inseguito il ladro a piedi, mentre la responsabile del supermercato si è messa a sua volta all'inseguimento in macchina. Il rapinatore alla fine è stato bloccato da una pattuglia della Volante intervenuta di rinforzo. È un italiano di 43 anni con diversi precedenti. È stato portato in camera di sicurezza. Ricordiamo che il supermercato di Corso Brodolini era già stato oggetto di una rapina nel mese di febbraio e anche in quel caso il rapinatore venne identificato. Passiamo alla politica. Sono ormai le ore decisive per la quadratura del cerchio per la nuova giunta comunale di Pavia. Ancora poche ore, gli ultimi nodi da sciogliere e poi il sindaco Fracassi presenterà alla città la sua squadra di governo. Poco filtra dagli ambienti del centrodestra. Il clima è teso, da allora ci si affida ai pochi spifferi provenienti dall'interno. Molto ruota attorno alle deleghe ai lavori pubblici, se come sembra il carroccio darà l'urbanistica all'ingegnere Marco Ferraresi, l'altra delega pesante finirà ai forzisti. In queste ore avanza il nome del vice sindaco Antonio Bobbio Pallavicini, anche se preferirebbe cultura e sport. In alternativa i lavori pubblici potrebbero finire a Rodolfo Faldini. Anche le deleghe allo sport sono molto ambite, soprattutto da Pietro Trivi, che gestirebbe anche la polizia locale. Al segretario cittadino della Lega, Roberta Marcone, potrebbe toccare il delicato settore del commercio, mentre a Paola Chiesa, di Fratelli d'Italia, l'istruzione. Alessandro Cantoni, della lista civica Pavia Ideale, potrebbe collocarsi a Palazzo Saglio e gestire invece i servizi sociali. Ma come nel domino, ogni scelta potrà determinarne una diversa. Sul piatto resta infatti anche il bilancio, delega che potrebbe finire, si dice, allo stesso Cantoni oppure a Faldini. Qualora la spuntasse, il candidato di Pavia Ideale sarebbe proprio Faldini ad andare a gestire i servizi sociali. Resta poi il punto di domanda sulla mobilità e su altri settori, ma già nelle prossime ore il sindaco Fracassi potrebbe sciogliere le ultime riserve. I comuni al voto in questa tornata di amministrative sono stati davvero tanti. Cerchiamo di fare il quadro sulla situazione della formazione delle giunte in Oltrepò. Settimana decisiva per i comuni dell'Oltrepò che hanno rinnovato la propria amministrazione e che vedranno l'insediamento ufficiale delle nuove giunte nel corso dei primi consigli comunali. A Stradella il primo cittadino Alessandro Cantù ha convocato una riunione di maggioranza per la serata di martedì e sarà in quell'occasione o al più tardi in quella di mercoledì che verranno nominati il vice sindaco e gli assessori, con Dino Di Michele e Andrea Frustagli fra i favoriti per l'ingresso nell'esecutivo locale. L'ufficialità si avrà però soltanto
presentato nel consiglio comunale convocato per giovedì sera. Primo consiglio di insediamento giovedì anche a Casteggio, seconda cittadina oltrepadana per numero di abitanti, che ha visto l'affermazione, questa volta nel segno della continuità con la passata amministrazione, di Lorenzo Vigo, ex vice di Callegari. Anche in questo caso non sono trapelati al momento dettagli sulla costituzione della squadra di governo, che dovrebbe in ogni caso vedere almeno alcune riconferme, ad iniziare dal consigliere più votato Andrea Mussi. Ma giovedì sera sarà anche la volta del primo consiglio di Varzi, con il neo sindaco Giovanni Palli, che a differenza dei colleghi della Via Emilia ha già indicato i componenti della giunta. La carica di vice sindaco andrà a Luigi Antoniazzi, sfidante dell'ex sindaco Gianfranco Alberti alle comunali del 2014. I lavori pubblici spetteranno invece a Gabriele Indolenti, a seguire Federica Lazzati alla cultura e Antonella Cristiani ai servizi sociali. A Magenta finirà probabilmente in tribunale la questione moschea, con la comunità islamica pronta a fare causa al comune per l'assenza di un luogo di culto in città. Se ci sono le condizioni potremmo anche fare la causa, al 99% dobbiamo fare la causa. Tutto è ancora da definire nei dettagli, ma le intenzioni sono chiare. Dopo un anno di richieste vane all'amministrazione comunale, la comunità islamica magentina è decisa a ricorrere alle vie legali per ottenere quanto, dicono, gli spetta di diritto, avere un luogo di culto, un luogo in cui poter pregare. Noi abbiamo provato a chiedere uno spazio per la preghiera di fine Ramadan per 200 persone stavolta, ma proprio per andare incontro alle esigenze del comune di Magenta, in modo da fare tutto in piena sicurezza. Stavolta addirittura dicono che non c'è alcun spazio neanche per 200 persone, quindi siamo molto stufi, siamo molto delusi, siamo stufi dalla prepotenza del comune di Magenta. Hanno parlato dell'articolo 52, ma mi faceva anche ridere, perché il 52 dovrebbe essere quello che aiuterebbe le comunità per organizzarsi, per fare questo tipo di manifestazione. Ecco. Siamo stufi dalla prepotenza, dalla mancanza della volontà di venire incontro alla comunità musulmana di Magenta. Per questo noi abbiamo chiesto innanzitutto all'avvocato di venire giù in comune di Magenta. Certamente fino ad oggi il comune di Magenta, dopo un anno intero di richieste, non ci mette in questa condizione di poter andare avanti. Ecco. Continue richieste, continui dinieghi, quindi certamente ci dobbiamo far tutelare da un giudice. Ma la stessa cosa li abbiamo detto anche nell'incontro che abbiamo fatto con il sindaco. Gli abbiamo detto: se voi continuate così non ci lasciate alcuna scelta, noi poi dobbiamo per forza farvi la causa. Ma gliel'abbiamo detto in faccia al sindaco e al vice sindaco. Ecco. L'articolo 19 dice che c'è la libertà di culto. Se c'è la libertà di culto, ma vale per tutti, per i cristiani, per i musulmani, per i buddisti. Invece pare che qui a Magenta tutti gli articoli valgono solo per i musulmani, tranne l'articolo 19, che è più importante e nazionale, insomma, che supera ogni regolamento comunale e regionale. La polizia locale di Vigevano ha reso noti i risultati delle ultime operazioni contro gli abbandoni di rifiuti e la giunta ha annunciato prossimamente le indicazioni per la differenziata saranno anche in arabo. 7 sanzioni comminate, ma molti video rimangono ancora da analizzare e potrebbero arrivarne altre. È questo il bilancio dell'ultimo mese e mezzo di operatività delle fototrappole piazzate dalla polizia locale di Vigevano contro l'abbandono di rifiuti. Le multe sono da 250 euro ciascuna, pesantemente colpita strada San Marco, dove sono stati identificati anche trasgressori a piedi e in bicicletta mediante indagini che hanno permesso di risalire a loro nonostante non ci fosse la targa di un veicolo. Le altre sanzioni, strada della Tocca, in corso Genova,
Genova. Qui un negozio etnico aveva posizionato una grande quantità di cassette sul marciapiede ben prima dell'orario previsto per il conferimento, impedendo il passaggio ai pedoni. I luoghi dove posizionare le fototrappole sono stati scelti in base alle segnalazioni dei cittadini. Presto entreranno in funzione altri due dispositivi, oltre ai due già in servizio, e sarà operativo l'ausiliario ambientale di ASM per i pattugliamenti a piedi. La gente che ha fatto le segnalazioni aveva assolutamente ragione. Noi vogliamo muoverci appunto sulla scorta di quello che la gente ci segnala, quindi andare ad approfondire poi con le telecamere, quindi i riconoscimenti facciali, quindi adesso anche con l'addetto ambientale dell'ASM che andrà ad aprire direttamente i sacchi, ci consente sicuramente di responsabilizzare quei cittadini che non vogliono fare la raccolta differenziata. E per colpa di pochi, perché la maggior parte comunque è molto ligia ed educata, per colpa di pochi si rischia di avere alle volte un'immagine non decorosa. Noi agiamo con la repressione. L'amministrazione comunale sta inoltre facendo partire una campagna di informazione rivolta ai cittadini di lingua araba. Siccome per un puro caso statistico, dagli elementi e anche dalle contravvenzioni che sono state fatte, perché per dire sulle ultime 7, 6 erano diciamo di cittadini arabi e una di cittadini italiano, siccome abbiamo notizia che le zone dove è più difficile far entrare nella testa come si fa la raccolta porta a porta sono abitate da cittadini arabi, ma è solo un dato statistico prima che qualcuno mi dia del razzista, abbiamo fatto due manifestini che distribuiremo con ASM e la polizia locale su come si conferisce i giorni giallo, blu, verde in italiano e in arabo. Anche se chi abita in Italia e chi abita a Vigevano non dovrebbe avere bisogno del cartello in arabo, perché dovrebbe conoscere l'italiano. Chi decide di vivere in Italia dovrebbe parlare e comprendere l'italiano. Noi facciamo anche questo. Poi, se decidono di vivere secondo le nostre regole, hanno anche la possibilità di leggerseli in arabo e di imparare presto l'italiano. Se non gli va bene e la raccolta è troppo difficile, possono anche decidere magari di ritornare nei paesi di provenienza se non riescono ad adattarsi al nostro modo di vivere. Rischiava di diventare una discarica abusiva, sarà invece un parco. Il comune di Mezzanino ha acquistato un'area dismessa e ora l'andrà a bonificare. Questo era quello che doveva nascere, che poi non è mai stato realizzato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 villette erano. Prezzo a partire da 100.000 euro. È fallito tutto. La crisi edilizia degli anni scorsi ha lasciato sul territorio una lunga serie di incompiute che spesso si sono trasformate in aree abbandonate alla mercé di sbandati e malintenzionati che ne hanno fatto vere e proprie discariche a cielo aperto. È quanto accaduto per esempio nel piccolo comune di Mezzanino sulle rive del Po, dove un'impresa ha acquistato un terreno per realizzare una decina di villette, ma poi per qualche ragione è fallita, lasciando agli abitanti di quest'area residenziale una pessima eredità e un fardello per il comune, che nei giorni scorsi è riuscito ad acquistare all'asta il terreno. Tutti i sacchi di materiali pericolosi. E questo terreno arriva sino in fondo a quelle case lì. Mi hanno chiesto a gran voce di fare qualcosa per questo terreno. In 10 mesi, mandando le lettere al tribunale, il curatore fallimentare, alla ditta stessa che aveva fallito, perlomeno per farle fare un po' di pulizia, visto che vengono tantissime persone la notte a scaricare dei materiali, come potete vedere in giro, anche pericolosi, amianto e tante sporcizia, senza contare che è invaso dai topi, dei serpenti, che tanti residenti si ritrovano dentro casa. Quindi come sindaco è stata una delle prime cose appena insediato nel comune, è stata una delle prime cose che ho pensato di fare. Questa è tutta un'altra zona che la riprenderemo. Dopo l'acquisizione, per circa 30.000 euro, ora in comune si sta studiando il progetto di bonifica. Quello che sorgerà qui è ancora da definire nel dettaglio. Le prime ipotesi, al momento, riguardano un piccolo parco, un'area verde con una parte dedicata agli animali o ancora la sede delle associazioni del paese. Vogliamo fare un bel parco per far sì che venga utilizzato dai cittadini, quindi verrà bonificata.
questa struttura alle mie spalle verrà finita e pensavamo di fare una sede per la Proloco di Mezzanino, quindi diciamo che è un progetto molto importante per i cittadini di Mezzanino. Sono giorni caldi per l'avvertenza della Mercatone 1, quest'oggi lavoratori in presidio davanti alla sede della Regione a Milano. Chiediamo un incontro urgente alla Regione Lombardia affinché si possa attivare un tavolo per dare la possibilità ai 1800 lavoratori di Mercatone di andare in cassa integrazione straordinaria subito. Sono arrivati da tutta la Lombardia da 7 punti vendita di Mercatone 1 davanti alla sede della Regione con un solo obiettivo: rivendicare il loro posto di lavoro. Chiediamo gli ammortizzatori sociali perché così non riusciamo ad andare avanti fine mese e dopodiché vorremmo un lavoro continuativo, vorremmo ricominciare a lavorare. Il presidio è avvenuto in concomitanza con la riunione della Commissione regionale attività produttive, un intervento attivo della Regione sulla crisi del Mercatone 1 che coinvolge più di 300 lavoratori in Lombardia, questo quanto chiesto oggi dai consiglieri regionali del PD. Comunque noi abbiamo mutui, assicurazioni, bambini da crescere e siamo praticamente a terra. È 2 mesi che non prendiamo lo stipendio. Non vogliamo essere un peso per lo Stato, noi vogliamo la continuità lavorativa, la riapertura dei negozi. Tu mantieni le promesse? Sì. Ma dove? Sì. Ma dove? Speriamo, noi dobbiamo andare in pensione. Non ho famiglia e finché non sistemo la mia situazione non posso crearmi una famiglia. E questa è la cosa più grave in assoluto. Al presidio ha partecipato anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Lombardia, che ha assicurato un intervento immediato e lo sblocco della cassa integrazione. Maio, che cosa ha fatto? Innanzitutto ha dato la possibilità a questi lavoratori di accedere agli ammortizzatori sociali con un decreto legge che tra poco verrà approvato e poi ha incrementerà di 30 milioni di euro il fondo per le vittime di coloro che non hanno ricevuto i pagamenti per bancarotte fraudolente e quant'altro, di modo che i fornitori di Mercatone 1 ne potranno beneficiare. Quindi il ministro Di Maio si è mosso immediatamente, direi. Saranno concretizzate queste cose? Con il decreto legge che a pochi giorni verrà approvato. Via libera agli ammortizzatori sociali per i 1800 dipendenti di tutta Italia rimasti senza lavoro. Grazie al Tribunale di Bologna che ha accolto l'istanza dei commissari di retrocessione. Vogliamo il nostro posto di lavoro, vogliamo ritornare a lavorare. Nel nostro posto, vogliamo di nuovo il nostro posto di lavoro, teniamo a lavorare. Mercatone 1 deve tornare su alla grande perché ci hanno derubato. Qualcosa quindi comincia a muoversi, c'è stato il presidio anche a Pavia, vediamo qual è la situazione dei punti vendita della provincia. Cosa vi hanno detto, cosa vi ha detto il prefetto, quali saranno i prossimi passi? Prefetto, noi abbiamo chiesto l'incontro, lo stiamo facendo in tutta la regione Lombardia con le prefetture per sollecitare tramite prefetto la convocazione urgente di un tavolo al MISE per poter sbloccare l'eventuale ammortizzatore sociale per i dipendenti che sono ad oggi sospesi senza alcuna retribuzione. Il dottor Gengaro, capo gabinetto della prefettura di Pavia, ha preso l'impegno per quello che compete loro ovviamente di poter chiedere l'attivazione subito di questo tavolo. Noi tra oggi e lunedì mattina gli faremo avere un documento che lui girerà poi alle istituzioni competenti. Dicevamo un tema nazionale perché ci sono 1800 lavoratori in tutta Italia, in provincia di Pavia sono una trentina e sono momenti immagino piuttosto complicati per tutti loro. Sì, assolutamente sì, sono 33 per l'esattezza lavoratori, di cui anche una coppia di marito e moglie, senza retribuzione e senza una prospettiva di futuro ad oggi. E la cosa che ci interessa adesso è che il Ministero attivi immediatamente il tavolo e ci attivino la cassa integrazione straordinaria, che è l'ammortizzatore che ci serve per andare a dare un sostegno minimo di reddito e di contribuzione a questi lavoratori. La cosa più importante per noi oggi è questa, poi tutte le ipotesi di vendita, di acquisizione, quelle poi vengono dopo e le gestiremo dopo successivamente. C'è già qualche ipotesi sul tavolo di cessione di vendita? Vi hanno già parlato di qualcosa a questo riguardo? No, non c'è nessuna ipotesi di vendita. L'unica cosa certa ad oggi è che il Tribunale di Bologna dovrebbe aver sbloccato
la retrocessione dell'azienda da Shernon in amministrazione straordinaria. Questo permetterà l'attivazione della cassa integrazione secondo i tempi tecnici, però per fare questo, come dicevo prima, c'è la necessità che si convochi immediatamente un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Sì, inoltre c'è anche l'autorizzazione da parte del Tribunale alla cessione previa presentazione di un piano industriale concreto a dei gruppi che sono potenzialmente interessati. Questo ci fa sperare almeno che si ritorni a lavorare, si ritorni ad avere un reddito da lavoro, quello che ci interessa. Torniamo fra poco con altre notizie, adesso c'è la pubblicità. Bentornati a Milano Pavia News, ripartiamo parlando di un problema che riguarda tutti, le buche nelle strade. Guardate questo servizio. Sono nella strada provinciale che da Pavia deve andare a Vigevano, quindi in direzione verso Vigevano. Ho bucato grazie a Vittorio Poma che non fa manutenzione nelle strade. Una buca e il copertone che cede, una scena che si ripete quasi quotidianamente sulle nostre strade, ma che per l'esponente vigevanese di Fratelli d'Italia, Andrea Di Pietro, è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Di Pietro chiede al presidente della provincia di intervenire anche per una questione di sicurezza. Se la situazione è pericolosa in auto, i rischi aumentano considerevolmente per chi viaggia in moto. Ho bucato io e ha bucato anche quel ragazzo lì lontano, da 100 metri da me. E in questo modo mi ha rotto la gomma e ovalizzato il cerchio e mi ha dato un danno ingente. Io non sono tanto arrabbiato per il danno in se stesso, ma sono arrabbiato con i politici che fanno poco per il territorio che rappresentano. Secondo me i politici dovrebbero togliersi la giacca e la cravatta e mettersi in azione per il proprio territorio che rappresentano. Quindi invito Vittorio Poma a impegnarsi di più per la provincia di Pavia e soprattutto per la strada Vigevano-Pavia, perché i vigevanesi, Vigevano, versa molti contributi alla provincia di Pavia e i vigevanesi hanno tutto il diritto di avere delle strade migliori. Invito quindi Vittorio Poma a seguirmi in un mio tour che farò prossimamente, un tour tra la strada di Vigevano-Pavia con la mia Vespa fotografico per far vedere quanto siano pericolose queste strade. Secondo voi accetterà questo invito? Secondo voi farà qualcosa? Io spero di sì. Torniamo a Pavia con un appello dell'ex assessore all'urbanistica Gualandi rivolto alla nuova giunta, un appello per completare i progetti che si erano avviati in questi 5 anni. Non c'è solo il rammarico della sconfitta nel centro-sinistra pavese. Il timore, archiviata l'amarezza per il risultato elettorale, è che diversi progetti messi in cantiere dalla vecchia amministrazione finanziati non vedano la luce. Il primo caso di giorni scorsi riguarda la zona degli ospedali, dove arriverà la nuova fermata della S13. Il consiglio d'amministrazione del San Matteo ha detto no al progetto di un parcheggio multipiano e di una zona dedicata ai servizi. E questo nonostante il protocollo di intesa siglato tra l'ex sindaco e l'ex DG del Policlinico appena un anno e mezzo fa. Ma sono tanti altri i progetti in attesa di vedere la luce, come ricordato dall'ex assessore all'urbanistica Angelo Gualandi, che ha controllato da vicino lo sviluppo dei progetti. Si è parlato di bando periferie e della viabilità del DEA, ma sono anche altre le opere messe in cantiere. Certo, col bando periferie abbiamo portato a casa tanti soldi per rifare le piazze di quartiere, piazzale Tevere, piazzale Torino, piazzale Marconi, per fare ritornare piazze e luoghi di insicurezza. Quali sono i desideri? Io sono stato assessore all'urbanistica, sono architetto, mi occupo principalmente di quelle questioni che sono quelle appunto urbanistiche e viabilità. Ho un desiderio molto grande, che è quello di riqualificare l'area di via Tasso per spostare la parte della Movida verso i Navigli, perché Cassa Depositi e Prestiti ha comprato la caserma di via Tasso ed è intenzionata a realizzare questo. Sempre collegato al discorso della linea ferroviaria S13 è il progetto di riqualificazione dell'ex Necchi, una delle tante aree dismesse presenti in città. Qualcosa inizia a muoversi e nella prossima legislatura l'auspicio è che il progetto di recupero possa avviare i primi passi. Notizia di pochi giorni fa che c'è un acquirente. Questo acquirente ha comprato o comprerà perché?
perché ci sarà la nuova fermata ferroviaria. Significa trasformazione della città, significa valore per la città. Necchi e non solo, anche per quel che riguarda l'edilizia scolastica, sono due i progetti già messi in cantiere dal Mezza Barba. Abbiamo anche altre opere. Abbiamo il sottopasso di via San Giovannino, che anche quella è un'opera molto importante, che consentirà alla Pavia Est di circolare, fare una sorta di rotatoria intorno alla città molto più veloce. Abbiamo il progetto della scuola di quartiere nell'area ex Dogana, anche quello un progetto pronto, che purtroppo una parte della maggioranza ci ha bloccato perché non lo riteneva congruo. Poi abbiamo il progetto sempre della scuola di quartiere di Pavia Ovest, vicino all'UNES, di fronte all'UNES, anche questo è un grosso progetto già finanziato. È un progetto invece che la nuova amministrazione sembra intenzionata a far partire subito, è quello dei parcheggi a Corona del Centro. Molti cittadini chiedono a gran voce nuovi parcheggi, soprattutto il tema del parcheggio interrato. Ma ecco, per Forza Italia è determinante questo aspetto e saremo garanti all'interno del programma del sindaco Fracassi, appunto, di poter dare una svolta finalmente epocale nella realizzazione di una o più strutture di parcheggio ampia a Corona del Centro Storico. È stato uno dei temi caldi della campagna elettorale, ma anche degli ultimi 5 anni di amministrazione di centrosinistra, la gestione dei parcheggi e della mobilità nel suo complesso a Pavia. Non a caso una delle prime crepe tra l'ex sindaco De Paoli e la sua maggioranza si era aperta sulla proposta del Partito Democratico di realizzare un parcheggio sotterraneo nella zona di Viale Matteotti. Progetto bocciato senza appello dal sindaco ambientalista, un atteggiamento che in molti, sia a sinistra che all'interno dell'opposizione di centrodestra, avevano giudicato puramente ideologico. La nuova amministrazione, appena insediata, punta invece a fornire nuove valvole di sfogo alle numerose automobili che ogni giorno girano con affanno in città alla ricerca disperata di uno stallo blu libero. È presto al momento per parlare di progetti concreti, ma l'idea dei primi 100 giorni di riuscire comunque ad avviare la progettazione. Uno o più parcheggi multipiano da sistemare a Corona del Centro Storico, in modo da decongestionare le arterie più centrali della città. La finalità, insomma, vorrebbe essere la medesima portata avanti da De Paoli, ma con un modus operandi diametralmente opposto. Siamo convinti che nel recente passato ci sia stata ideologia, una demonizzazione dell'automobile che di fatto era illogica, era forzata. Noi vogliamo in qualche modo avere una città vivibile, una città in cui si tutela l'ambiente, si tutela la qualità dell'area, ma che deve essere accessibile. Accessibile per famiglie, accessibile per tutti coloro che devono lavorare, e una città accessibile è anche una città più sicura, è una città che ricostruisce un tessuto commerciale che rappresenta una filiera fondamentale per il centro storico e per le periferie. Quindi sarà una priorità, per noi una priorità dei primi 100 giorni, poter dare una risposta chiara sul tema dei parcheggi, e solo dopo aver pianificato e cantierizzato un'opera del genere si lavorerà affinché Pavia diventi una città verde, una città ciclabile, ma una città, ribadisco, accessibile e che non fa battaglie prevenute contro qualsiasi forma di mobilità. Ad Abbiategrasso ci sono novità in diverse aree verdi cittadine, vediamo. Nuovi giochi, un campo da mini basket, una nuova area cani. È l'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco del comune di Abbiategrasso, Roberto Albetti, ad annunciare la riqualificazione di alcune aree verdi della città. In particolare gli interventi hanno interessato l'installazione di nuovi giochi nel parco di Via Vivaldi. Nel parco dei Bersaglieri invece è stato creato un campo da mini basket di 220 metri quadrati per ragazzi e bambini. Nel parco della Repubblica una nuova area cani recintata nella zona verde all'ingresso di Piazza Castello e un'altra area cani nel parco dei Bersaglieri accessibile dall'ingresso di Via Galilei. Stiamo continuando il lavoro per rendere più vivibili e accoglienti tutti gli spazi pubblici all'aria aperta, spiega l'assessore Albetti, come con rinnovato impegno stiamo rispondendo alle necessità che ci vengono presentate nelle diverse zone della città, senza dimenticare la realizzazione del nuovo parco inclusivo, in appoggio alla libera iniziativa dei cittadini e alle associazioni che vi hanno aderito. Rivediamo i principali fatti del giorno. Tragedia sfiorata in via Marco Aurelio a Milano, un ragazzino di 13 anni cerca di difendere la madre dalla violenza del suo compagno, parte un colpo di pistola, il piccolo viene ferito ma sopravvive.
Sembra questione di ore la nomina della nuova giunta di Pavia, quasi certi oltre a Bobbio i nomi di Ferraresi, Faldini, Trivi, Marcone, Cantoni e Chiesa rimangono da definire i ruoli. La comunità islamica di Magenta è pronta a fare causa al comune per l'assenza di un luogo di culto, dopo il mancato accordo per avere un posto dove pregare sarà battaglia legale. Torniamo alla cronaca con una serie di controlli dei carabinieri nei locali pubblici di Pavia. Quasi 70.000 euro di multe per inadempienze e irregolarità nella gestione del personale e delle materie prime. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Pavia hanno fatto scattare un servizio straordinario di controllo del territorio con un'attenzione particolare ai locali lungo le sponde del Ticino per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute pubblica. Al termine dei controlli i militari hanno denunciato 3 persone. Il caso più grave riguardava i 2 titolari di un ristorante, un 49enne pavese e un 47enne di Zinasco, che oltre alla denuncia si sono visti consegnare una multa da 59.500 euro per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e degli addetti al servizio di primo soccorso, per non aver inviato i dipendenti alle visite mediche e non aver curato la formazione in materia di sicurezza, ma anche per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali e per l'assenza di tracciabilità degli alimenti, condizioni che hanno portato al sequestro amministrativo di 4 kg di carne bovina di provenienza ignota. Nell'ambito della stessa operazione, che ha visto la collaborazione dei carabinieri, del nucleo ispettorato del lavoro e dei NAS di Cremona, è stato poi denunciato un 55enne milanese, titolare di un bar, che è stato anche multato per 8.600 euro per aver impiegato un lavoratore extracomunitario in nero e per non aver nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A Voghera invece i controlli si sono concentrati sulle strade, vediamo i risultati. Un'auto rubata in provincia di Biella a marzo con apposta una targa trafugata a Casteggio. L'hanno trovata abbandonata non lontano da Voghera i carabinieri nelle scorse ore e secondo le prime informazioni potrebbe essere stata utilizzata da ignoti malviventi per commettere diversi furti in zona e le indagini sono in corso per capire se all'interno dell'abitacolo siano rimaste tracce in grado di aiutare nell'identificazione dei ladri. È uno dei risultati dei controlli a tappeto svolti dalla compagnia di Voghera nel weekend, nel corso dei quali i militari del nucleo radiomobile e quelli delle stazioni di Voghera, Casteggio e Godiasco Salice Terme hanno controllato oltre 40 veicoli e 60 automobilisti e come sempre sulle strade pavesi non sono mancate le brutte sorprese, con 2 conducenti trovati alla guida senza patente. Uno l'aveva sospesa, mentre l'altro, alla richiesta dei carabinieri, ne ha mostrata una falsa ed è stato per questo denunciato. Un terzo automobilista, inoltre, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana. Oltre alla segnalazione alla prefettura come consumatore di stupefacenti, gli è stata quindi immediatamente ritirata la patente. In 2 avevano intestato la bellezza di 278 veicoli. Erano ovviamente dei prestanome scoperti dai carabinieri della stazione di Garlasco. Si tratta di un 45enne di Melegnano e di un 47enne di Reggio Calabria, entrambi pluripregiudicati. I mezzi venivano in realtà utilizzati in tutta Italia da delinquenti per furti e truffe agli anziani. I 2 prestanome sono stati multati per una cifra complessiva di 150.000 euro. Tutti i 278 veicoli sono stati fatti cancellare dai registri automobilistici. Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciarli per porli sotto sequestro. Finora ne sono stati ritrovati una 20. Ci occupiamo di sanità con una interessante iniziativa del Centro Tumori di Milano. Tumorial, un progetto di tutorial fatto dai ragazzi del progetto Giovani della Pediatria Oncologica della Fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I ragazzi, con la diagnosi di tumore, raccontano la loro storia e le loro esperienze. I tutorial sono una sorta di manuale di sopravvivenza, dove i giovani danno consigli ad altri pazienti malati per affrontare al meglio le cure per battere la malattia. Gli adolescenti del progetto Giovani diventano davvero testimonial di questo percorso. Loro sono molto orgogliosi, sono molto contenti di fare questo percorso al nostro fianco e proprio il concetto anche di stare insieme, di fare dei progetti che durano molti mesi, avere dei ragazzi che hanno già fatto percorso di cura, l'hanno finito, magari insieme a ragazzi che stanno iniziando in quel momento, avere un percorso davvero che gli fa pensare che dopo qualche mese anche loro saranno fuori. Questi progetti servono anche a questo. L'obiettivo di Tumorial è quello di creare un nuovo modello di organizzazione medica e di cultura specifica con la sfida di occuparsi non solo della malattia ma della vita dei ragazzi, facendo entrare in ospedale la loro normalità. Mi è piaciuto realizzare questo progetto perché potevo esprimere tutto me stesso
e per aiutare gli altri in un modo un po' diverso dal solito. Mi sento di dire che aiuteremo dei ragazzi con questi video, con questi tutorial. E questo. Poi mi è piaciuto molto perché uno può dire i suoi sentimenti, può dire le sue cose, e le sue opinioni personali, anche quello che ha vissuto durante la sua malattia. Spiegare comunque a dei ragazzi che entreranno a far parte, faranno le cure, le cose da fare, le cose da non fare, è veramente importante, è un traguardo veramente importante. Daremo consigli su come affrontare alcuni aspetti della malattia. Anche se ci sono cambiamenti fisici, noi come persone non stiamo cambiando. Mi trovavo in un mondo in cui non c'ero mai stato. State a fare il primo passo e state prendere in mano la situazione. E dal punto di vista dei genitori magari è giusto ricordare che anche se siamo adolescenti malati, siamo pur sempre adolescenti. Io appena ho saputo di dover perdere i capelli volevo mettermi una parrucca. Esprimere agli altri le tue idee, i tuoi disagi. Essere guardata dalla gente mi metteva molta in difficoltà. La testa pelata ci identifica come malati di tumore, ma sinceramente io mi piaccio così. Torniamo a Voghera per una questione sindacale con la Wiltech contro ASM Vendita e Servizi. Scopriamo perché. Stabilizzare gradualmente i lavoratori interinali per farli crescere e rafforzare l'azienda, migliorando così il servizio all'utenza. È questa la richiesta dei sindacati CGIL CISL e UIL avanzata nei confronti di ASM Voghera Vendita e Servizi. Secondo i sindacati che nel corso del 2018 avevano sottoscritto un accordo con l'azienda, infatti i patti non sarebbero stati rispettati e gli impegni, come quello dell'assunzione del personale somministrato, non sono stati rispettati. Così non va, tuonano i sindacati, che parlano di sabbie mobili per definire la situazione in cui si troverebbe la società. Nonostante i tentativi, proseguono CGIL, CISL e UIL, di darsi qualche riferimento gerarchico e far vedere che la macchina sembra essersi rimessa in moto. Abbiamo fatto questo comunicato dicendo adesso basta perché noi abbiamo già affrontato, siamo già visti con questa azienda, ormai da mesi però, il problema è che sono passati alcuni mesi e l'azienda per ora non ha dato nessuna risposta, quindi non possiamo che a questo punto chiedere un incontro con l'intenzione di avviare il confronto per una soluzione effettiva del problema, ma che non può assolutamente più andare avanti in questi termini, nel rispetto non solo dei lavoratori ma anche dei clienti, no? Abbiamo solo 4 persone a tempo indeterminato e abbiamo adesso un numero esatto magari non me lo ricordo, ma abbiamo un'altra 15 di persone che più o meno vanno e vengono, che sono interinali, che sono precari e che quindi non riescono poi per ovvie ragioni a garantire quella continuità e quella stabilità. Questa è un'azienda estremamente importante e fondamentale per tutto il gruppo, per la holding, in quanto è la nostra società di vendita, non solo ma anche per il territorio dove da tempo si svolge questo servizio, ricordandoci che noi questo servizio riguarda soprattutto anche il buon funzionamento di quello che noi diamo, cioè vale dire il gas, l'elettricità e altri servizi che devono trovare quell'efficienza verso i cittadini. Allora è estremamente importante perché avere un'azienda che funziona sul territorio garantisce non solo la qualità dell'azienda che ci teniamo, ripeto, che sia sempre funzionante e efficiente, ma per tutte le ricadute che può avere poi su tutto il gruppo. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco. Eccoci ancora insieme con Milano Pavia News. Si è svolto nel weekend il Pavia Pride, manifestazione a sostegno dei diritti della comunità LGBT. Come ormai da tradizione, la partecipazione è stata assai numerosa. Scendendo verso il fiume perché noi siamo Marea! Ciao,
benvenuti a tutti, questa è la quinta edizione del Pavia Pride. Quest'anno il Pavia Pride tratta il tema della comunità, perché vogliamo festeggiare la nostra comunità territoriale pavese, e il titolo del Pavia Pride è Tutti insieme favolosamente. Vi aspettiamo tutti e siamo qui in corso Cavour davanti al Carducci e tra poco si partirà. Non vediamo l'ora di festeggiare insieme la nostra comunità LGBT. Erano almeno 5.000 i partecipanti tra canti, balli e tanto colore. Anche quest'anno il Pavia Pride ha sfilato per le vie della città, in contemporanea, con altre 4 manifestazioni a Roma, Trieste, Ancona e Messina. La comunità LGBT, lesbiche, gay, bisex e trans, ha invaso il centro con un lungo corteo, partito da Corso Cavour, per arrivare in Piazzale Ghinaglia, passando anche da Piazza della Vittoria e Strada Nuova. Un appuntamento dedicato alla comunità omosessuale di Pavia e provincia, ma aperto a tutti. Al corteo hanno partecipato anche famiglie e ragazzi eterosessuali presenti per portare il loro sostegno. Il padrino della manifestazione è stato Tony Andrew, migrante nigeriano paladino dei diritti LGBT nel suo paese, fuggito dall'Africa per scampare alle persecuzioni e arrivato in Italia dopo un viaggio della speranza su un barcone nel Mediterraneo. La madrina era invece Maria Rosaria Malapena, attivista di Napoli, disabile e lesbica. Pride si è concluso attorno alle 19.30 in Borgo Ticino, ma la festa è continuata per tutta la notte in centro città, la chiusura perfetta di una giornata all'insegna dei diritti e del senso di comunità. È stata ospite a Corsico il premio Nobel Maike Benes, che da anni si batte contro la proliferazione che ancora c'è nel mondo di armi nucleari, e l'abbiamo incontrata. La minaccia delle armi nucleari è una delle principali al mondo d'oggi, insieme ai cambiamenti climatici, ed è per questo che riguarda ognuno di noi. Questa è la risposta quando le si domanda perché l'abolizione delle armi nucleari è un problema che riguarda tutti. Lei è Maike Benes, rappresentante per la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, premio Nobel per la pace nel 2017, ospite a Corsico al Centro Culturale Ikeda per la Pace di Milano, per l'evento Il Sole dei Diritti Umani, il mio ruolo per cambiare il mondo, organizzato dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La campagna ICAN ha lavorato assiduamente in questi anni per aumentare la consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari, poiché una sola detonazione ucciderebbe centinaia di migliaia di individui. L'obiettivo principale è di ottenere la ratifica di questo trattato approvato dalle Nazioni Unite. Nel momento in cui entrerà in vigore, le armi nucleari saranno finalmente illegali. Ma perché conviene il disarmo? L'Italia ormai negli ultimi anni si è attestata su una spesa militare complessiva che valutiamo come osservatorio Milex in circa 25 miliardi di euro all'anno. Di questi 25 miliardi di euro, almeno 5,5 miliardi ogni anno sono spesi per l'acquisto di nuovi armamenti, di nuovi sistemi d'arma, aerei, elicotteri, navi. Noi pensiamo che spostare anche solo il 10% delle spese militari mondiali, e questa è la richiesta della campagna mondiale, ma anche ovviamente in Italia, su questioni come lavoro, clima, coesione sociale, avrebbe un beneficio diretto molto forte per tutta la popolazione. Fermo restando poi che ovviamente noi non crediamo al famoso detto latino si vis pacem parabellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra, ma se vuoi la pace prepara veramente la pace. Questo e altri temi per una giornata che l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha voluto dedicare interamente ai diritti umani. Per noi il buddismo è umanesimo, è dare la possibilità a ogni essere umano di scoprire la grande potenzialità della propria vita. Pensiamo anche che la base della società debba essere questo umanesimo. L'umanesimo vuol dire rispetto della dignità della vita di ogni singolo individuo e delle loro differenze. Per questo per noi non è qualcosa che facciamo in più, è qualcosa che è insito nel nostro credo, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere.
Per lo sport manca poco alle Universiadi che si terranno quest'anno a Napoli. La Fiaccola sta viaggiando per l'Italia, oggi era a Milano. Le Universiadi sono il più grande evento che c'è in Italia nel 2019. La cerimonia di apertura sarà il più bel evento del 2019 perché c'è Mattarella, perché c'è uno stadio pieno di emozione, perché c'è uno spettacolo bellissimo. Perché sono 130 paesi con pieni di universitari, sportivi, quindi la meglio gioventù, come si dice, che partecipa a Napoli e che ci farà ben sperare per un'unità migliore. Questo è un bellissimo, diciamo così, evento che spero possa contagiare anche la voglia di stare in Italia, che è il paese più bello del mondo, anche alle cerimonie olimpiche invernali. Noi siamo felici di lavorare poi su Napoli perché ha dei contenuti talmente belli che non possono essere sempre solo oscurati dalle serie TV gomorrose, eccetera. Vogliamo celebrare il bello di Napoli e della Campania e dell'Italia. È una tappa importante, è una tappa a cui abbiamo tenuto esserci perché crediamo che sia giusto far vedere come l'Italia è unita, quindi la torcia passa da Milano, arriva da Losanna, è una città che in questo momento rappresenta tanto per noi e va da Assisi, per cui è veramente un percorso unico, l'Italia è unica ed è bellissima e quindi Milano e Napoli sono molto vicine in questo momento. Abbattiamo le distanze, tutti i pregiudizi nord-sud non esistono nello sport. Assolutamente, anzi devo dire che è giusto che sia così, lo sport è inclusione, lo sport unisce, per definizione non ci sono differenze di nessun genere, quindi lo sport è questo. Per l'appuntamento di oggi del palcoscenico del lunedì, protagonisti Fio d'una volta di Scaldasole, l'appuntamento è in prima serata sulla nostra emittente. Arrivederci e buona serata.